Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Governatore del Lazio Nicola Zingaretti hanno inaugurato questa mattina il polo scolastico Romolo Capranica ad Amatrice. I fondi per costruire l'istituto sono arrivati in gran parte dalla Ferrari, che mise all'asta la vettura che gareggiò alle finali mondiali di Daytona, realizzando 6 milioni e mezzo di euro. Questa scuola è il simbolo dell'Italia che funziona, ha spiegato Zingaretti. È uno dei più moderni edifici scolastici del paese e dimostra al mondo che anche le missioni più difficili sono possibili. Continua la ripresa del mercato immobiliare di Roma. Nel 2018 le compravendite hanno segnato un incremento del 3%, percentuale in linea con quella del 2017. È quanto emerge dall'analisi contenuta nel secondo osservatorio immobiliare 2019 di Nomisma. Grazie alla progressiva riduzione dei prezzi delle abitazioni sostenuta dalla cresciuta disponibilità di concessione di mutui da parte del sistema bancario, Nomisma rileva un ampliamento dell'importo erogato per i mutui nella provincia di Roma, pari a più 3,5% rispetto al 2017. Correre una ultramaratona a Roma diventa realtà. Il prossimo 6 ottobre il cuore della capitale diventerà protagonista di 50 km di pura passione e sforzo fisico, che toccheranno i luoghi più belli della città, da Piazza di Spagna a Villa Borghese, rischiarati dalla luce del mattino. L'evento è stato presentato oggi in Campidoglio. Era importante dare lo spunto che anche Roma può presentare una gara di questo tipo, ha detto il presidente di Italia Marathon Club, Enrico Castrucci, una disciplina di nicchia che però sta prendendo piede in tutto il mondo. Un dialogo tra l'antico e il contemporaneo nel segno del tempo. Si chiama Kronos Kairos, la nuova mostra allestita al Palatino, che con le opere di 15 artisti esplora i legami tra passato e presente attraverso le diverse interpretazioni del concetto di tempo, dal mito greco ai pensatori del Novecento. Tra gli artisti presenti nella mostra, che resterà aperta fino al 3 novembre, Jimmy Durham, Nina Beyer, Hans Josefsson. Siamo riusciti a costruire un vero dialogo tra antico e contemporaneo, ha spiegato Martina Almonte, responsabile della valorizzazione del Parco Archeologico del Colosseo. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it.